Ciao a tutti, oggi siamo in compagnia dello scrittore Bruno Tognolini, che ha gentilmente accettato di fare un'intervista con noi. Tu hai partecipato a diversi programmi televisivi per bambini. Che ricordi hai di quel periodo? Uno si chiamava L'Albero Azzurro e uno si chiamava La Melevisione. Che cosa fa uno scrittore in un programma televisivo? Scrive quello che dicono gli attori e loro lo studiano e lo recitano. Molte puntate per 11 anni e io scrivevo. Questo è come è andato. Che ricordi ne ho? Ricordi belli? Questa cosa sono orgogliosa di averla fatta. Orgoglio di avere scritto per moltissimi bambini, mentre quando scrivo libri non scrivo per molti, molti, scrivo per pochi. Sappiamo che hai studiato medicina, ma poi ti sei dedicato alla scrittura. Come mai non hai proseguito con quel lavoro? Allora, bambini, attenti, voi non dite troppo forte che volete fare qualcosa da piccolini, quello mi è successo. Specialmente non dite, io voglio fare una cosa per far contenti i grandi, perché io sono figlio e nipote di maestri e maestre. Solo uno zio era un dottore, tutti orgogliosi e contenti che c'era un dottore in famiglia. Allora io, per far contenti i grandi, forse ho cominciato a dire, da grande faccio il dottore. Tutti si aspettavano che andassi in medicina e sono andato lì, ho fatto 4 anni, però non ero contento. Nella tua carriera ti sei anche occupato di scrivere i testi delle canzoni del film La Gabbianella e il Gatto. Com'è stato scrivere con la musica? Bellissimo, lì c'era anche un testo in inglese e dovevo fare il testo in italiano. Cercavo di farlo suonare bene. Una in inglese faceva così: I'm so happy to be a cat. Se io l'avessi dovuto solo tradurre, avrei dovuto scrivere: sono così felice di essere un gatto, brutta. E invece ho scritto: siamo gatti, siamo noi. È così bello fare questi giochini con le parole. Quanto sono importanti secondo te i festival letterari come Tutte Storie? Tutte Storie è importante perché non fa soltanto libri, ma fa anche spettacoli, canzoni, laboratori, mostre. Festival vuol dire festa. Quali sono le cose più importanti che hai imparato dai bambini? Le ultime che ho imparato dai bambini sono le filastrocche dei bambini. Dopo 30 anni che gli ho detto le mie, ho cominciato a chiedere le vostre. Ho imparato cosa? Che siete bravissimi. Questo ho imparato dai bambini e mi è servito molto perché quelle che scrivo io piacciono perché somigliano alle vostre. Ringraziamo Bruno Tognolini per la disponibilità e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti! Ciao bambini, grazie. Ciao a voi.